Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo di un obiettivo, il 9-18 Olympus. È un 9 mm 18, stiamo parlando di un'equivalenza di un 18-35, quello 17-35, 18-35. Allora, perché questo obiettivo? Innanzitutto è un obiettivo dedicato a molte mirrorless, io lo utilizzo sulla Olympus OMD10. Perché un obiettivo così? Beh, perché molto spesso queste fotocamere vengono fornite con il 14-42, con obiettivi che sono degli zoom tuttofare, quindi 28-70, a volte 24-80, 24-70. Ad esempio questo 14-42, devo dire che grazie all'elettronica della macchina, quindi alle correzioni in camera, restituisce delle foto anche interessanti, pur con tutti i limiti di una lente collassabile, quindi con un progetto che è costretto da degli intenti finali, e vi dicevo con tutti i limiti anche di quello che è uno zoom, di uno zoom relativamente luminoso. Ma perché vi dicevo, perché un obiettivo come questo, come il 7-14 della Panasonic per la Lumix, tra l'altro molto costoso? Allora, innanzitutto questo perché costa meno del Panasonic. È un gradino sotto, lo riconosciamo, un gradino sotto come resa generale, a volergli fare le pulci, perché poi non dimentichiamoci che tutto quanto, molto spesso, vedo anche i ragazzi che fanno i corsi di fotografia con me, alla fine tengono le immagini sul computer, nel tablet, nei device ormai che abbiamo tutti quanti appresso, e veramente molto molto raramente vengono stampate. Ed è proprio in fase di stampa che casomai andiamo a scoprire che c'è una resa migliore con una lente piuttosto che con un'altra. Perché a pixel per pixel, anche con i moderni 5K o monitor insomma molto molto importanti e profilati, tutto sommato la nitidezza al centro è ormai una cosa comune un po' per tutti, molto spesso più viziata dal sensore che dalla lente stessa. E allora, tornando a noi, perché un obiettivo come questo? Perché è l'unico modo per avere un grandangolare. Un grandangolare che sia uno di quelli seri. In effetti, il fattore di moltiplicazione, che per esempio per la Olympus è un 2x, ci obbliga a scendere molto come focale. Una delle caratteristiche di queste camere, secondo me, è quella di poterci montare su con degli anelli adattatori, diciamo anche da pochi dollari, tutte le lenti vintage che abbiamo in casa, tutte le varie Leica, Contax, gli Zeiss, quelli vecchi, i Nikkor, anche i Canon FD, qualsiasi, perché il tiraggio è così ridotto che attraverso un anello posso montarci tutto. Posso montarci delle ottiche veramente belle. In un prossimo video mostrerò come, non so, le vecchie Konica, le Leica, ma anche obiettivi più moderni come mi viene in mente il 25 di Instagram della Zeiss, che diventano 52, performa benissimo su questi sensori. Dicevo, mi permette di avere questo, ma ahimè il grandangolare non riesco ad ottenerlo se non comprando degli obiettivi dedicati, e molto spesso non sono obiettivi di estrema qualità. Perché anche rifacendoci a un 12 mm, per esempio l'Eliar della Voigtlander, comunque diventa un 24 mm ed è sì un grandangolare, però non è certo un 18 o un 14. Allora andiamo a vedere questo obiettivo. L'obiettivo è leggero, onestamente un po' plasticoso se vogliamo. La ghiera di messa a fuoco manuale che è prevista per questo obiettivo, sì, c'è, giusto perché il costruttore l'ha prevista, però vi garantisco che lavorarci è molto difficile perché è difficile da settare, è molto libera ed è difficile. L'obiettivo ha un perno di sgancio, un piccolo switch che permette di, vedete, se giro così l'obiettivo esce, ma per farlo rientrare devo per forza premere questo, se no non rientra. La macchina ci avverte che l'obiettivo per l'appunto resta chiuso oppure aperto. Allora andiamo a montarlo, così vi parlo un po' anche della resa di questo obiettivo. Allora, innanzitutto, rispetto a questi che sono quelli collassabili, come vedete sporge di più, senza dubbio. E una volta che lo apro, sporge ancora di più.
così è a 9 mm, ve lo faccio vedere qua, così è a 18. Però è anche vero che mi permette effettivamente di avere un grandangolare montato su questa camera. Ragioniamo su un fotogramma nativo di 4 terzi, se vogliamo possiamo ritagliarlo a 2 terzi, a 16 noni, ma sono tutte cose che ormai possiamo fare anche attraverso un software. Vi dicevo, ho un grandangolare che tutto sommato mi soddisfa parecchio perché la visione di questo 9 mm è sufficientemente ampia, brillante e luminosa per darmi delle belle immagini spinte con una focale spinta. Dal punto di vista del timbro è un obiettivo abbastanza contrastato, direi parecchio, e anche i colori sono, ovviamente sapete che a meno di lavorare in RAW e quindi di trovarsi un negativo abbastanza crudo sul quale poi tirare fuori le dinamiche, i colori che vogliamo, la macchina di per sé ci dà un JPEG molto pronto. Bisogna dire la verità, è un bel JPEG spendibile, però molto carico, molto saturo, contrastato. E quindi anche l'obiettivo risponde un po' a questi criteri già di suo. E diciamo che anche ci soddisfa abbastanza dal punto di vista dell'arco focale. È vero che quando montiamo, ma su qualsiasi sistema, su qualsiasi corredo, il 17-35, siamo sempre lì che vorremmo che arrivasse a 50, poi magari a 60, 70, aspetta che arrivo a 100, però è evidente che più aumento la mia escursione delle focali e più perdo in qualità. Ma soprattutto quando si va sui grandangoli è difficilissimo spingersi da un grandangolo estremo fino a un medio tele o ad un normale, perché la progettazione proprio non ci sta, a meno di avere un obiettivo così grande e voluminoso che tanto vale mi porti due obiettivi di quelli. Vero che esistono sul mercato anche obiettivi con delle escursioni importanti, ma partono comunque pur sempre da 24, da 28, e il 24-240 della Sony come il 28-300 della Canon sono obiettivi comunque anche abbastanza ponderosi dal punto di vista sia del volume che del peso. Vi dicevo, io tutto sommato ci ho lavorato abbastanza quando non ho voglia di andare via con un corredo importante, voglio una macchina che con due o tre obiettivi che mi stanno, non dico in tasca perché non li ho messi mai in tasca, però stanno in una borsetta piccola, riesco a portarmi a casa delle immagini di reportage, soprattutto, ripeto, non immagini ponderate e meditate, che fanno la loro figura perché comunque montate su un sensore da 16 megapixel o 20, 24 che sia, hanno senz'altro una bella resa. E l'obiettivo, tutto sommato, è un obiettivo che mi sento anche di consigliare. Certamente per chi ha il 12, per chi ha il 14 mm, sempre della Olympus, oppure la serie Pro, è vero che non è allo stesso livello, ma è anche vero che la serie Pro costa molto molto di più. È vero che ci dà un 2.8 a focale fissa, a focale a diaframma fisso per tutto l'arco focale, ma costa anche molto di più. Chiaro che un 12.50, un 40-150 2.8 hanno delle performance senz'altro più interessanti rispetto alla qualità di questi obiettivi. È anche vero che hanno un costo molto più importante, spesso insomma bisogna valutare se valga la pena. Però i sensori di queste ultime fotocamere sono davvero, davvero notevoli e per chi soprattutto è appassionato ancora di un 4 terzi, che non vi nascondo che lavorando col banco ottico, col medio formato, mi ci trovo molto bene nell'inquadratura 4 terzi, per cui sono comunque, resto comunque affezionato a questo tipo di camere, anche se so che si porta a casa qualcosa di, diciamo, di poco spendibile nella fine art o comunque nel mondo della stampa finalizzata, della fotografia finalizzata alla stampa. Però devo dire la verità, danno comunque soddisfazioni, soprattutto anche quando si vuole passare inosservati, perché lo scatto è silenzioso, la macchina è piccola, potete maneggiarla, orientarla come volete, il display super vascolante come tanti altri, quindi insomma ci sono tante piccole accortezze che servono a rendere felici gli utilizzatori di un certo tipo di fotografia. A me personalmente, vi ripeto, la mia macchina dà appunti, quella quando voglio viaggiare leggero, senza troppi problemi, con tre obiettivi o
ho tutto quello che mi serve, ma soprattutto posso montarci delle ottiche davvero interessanti. Lo vediamo in un altro video. Intanto vi ringrazio e vi invito a seguire i video di Photo Art. Ciao a tutti!